di Donato Pasquini. Allenato a disposizione D'Amico, Paglione, Marra, Voraccio, Massa Pasqualino, Bembe Sorini. Allenatore signor Di Ciuccio. Dirigerà l'incontro il signor Peccoto per la sezione Aia del Chieti. Signore e signori, buon divertimento. Allora, tu testa palla, porco Dio! Porta via, mettiamo sta scala, per piacere. Mister Di Cencio, il pareggio con la Flacco Pescara è un risultato che può soddisfarvi? Ma la partita è stata combattuta fin dall'inizio, la Flacco veniva da due sconfitte consecutive, una squadra organizzata e con un organico che punta alle fasi finali della vittoria finale del campionato, quindi vedere giocatori come Gaspari, Cipollone in panchina sicuramente è un organico di grande spessore. Contrariamente al solito, il Perano ha effettuato pochi tiri in porta. Come ti dicevo, la partita è stata combattuta molto a centrocampo, e infatti tiri in porta oltre qualche calcio piazzato del solito Salvatore, e altre palle gol in azione non ci sono state. Quindi io devo dire che la mia squadra oggi, dopo la sconfitta, la brutta sconfitta di domenica scorsa, ha avuto una buona reazione, ha giocato con molta determinazione quello che avevo chiesto prima della gara, e quindi per il Perano, se continuiamo a lavorare così con questa umiltà, possiamo fare un buon campionato, ma senza che ci illudiamo più di tanto, perché abbiamo fatto una partita con un'ottima squadra, ma il futuro sarà ancora più duro. Domenica prossima vi attende una trasferta impegnativa sul terreno della Valsinello, assetata di punti. Guarda, le partite sono tutte difficili, quindi tutto sta alla concentrazione, a come viene interpretata la gara dai miei ragazzi. Se la squadra è ben concentrata e determinata, noi le partite ce le giochiamo tutte, tant'è che finora le abbiamo viste, insomma, giocarcele dall'inizio alla fine. E quindi andiamo fuori casa contro una squadra che ieri in casa ha perso la partita a pochi minuti alla fine, quindi, ma noi dobbiamo pensare soltanto al nostro cammino. Domenica scorsa a Vasto Marina lei non credeva che il risultato negativo fosse dipeso dall'assenza di Pili. Oggi però, con il rientro di Pili, i miglioramenti in fase difensiva si sono notati.
Allora, attenzione, non è che io non credevo nell'assenza di Pili, perché Pili è un giocatore di grande spessore, di grande esperienza, sono tanti anni che gioca in questi campionati, quindi non discuto il valore di un giocatore. Io dicevo che la squadra che va in campo è una squadra che deve dare il massimo di se stessa, con la massima determinazione, perché è chiaro che ogni partita, oggi mi mancava Piero Dorasi a centrocampo, quindi non possiamo stare a recriminare ogni partita per le assenze, ogni partita ha la sua storia e mancheranno dei giocatori, quindi chi entra deve dare il suo contributo al massimo della determinazione. Qualcuno del pubblico oggi lamentava un eccessivo difensivismo nello schieramento in campo della sua squadra. Lei che dice? Il discorso è che bisogna fare sempre i conti con tre fuoriquote. Ora, il discorso è questo, che noi non abbiamo il portiere fuoriquota, quindi dobbiamo mettere tre fuoriquote in mezzo al campo. Di conseguenza, in base anche alle caratteristiche che abbiamo dei fuoriquota qui a Perano, dobbiamo sfruttarle e metterle in mezzo. Purtroppo, con grande dolore, con grande rammarico, ci dispiace sia l'allenatore che la società vedere giocatori come Sciorilli, come Marra, star seduti in panchina. Però d'altronde queste sono le regole, devono essere rispettate, e non è che possiamo inventarci un Enzo Pasquini che fa la seconda punta e glielo faccio giocare a fare il portiere. Quindi lui è un centravanti, di conseguenza l'altra punta deve stare in panchina, quindi non è che le regole facciamo noi. Io non è che sono molto d'accordo, perché chiaramente i ragazzi devono venire fuori, però non con queste regole, perché avere tre fuoriquote in mezzo al campo è veramente pesante. Quindi io questa scelta di aumentare sempre di più questi fuoriquote non sono molto d'accordo. Mister Tomei, dopo due sconfitte avete guadagnato un punticino nel confronto col Perano. Io giudico che abbiamo perso due punti, non un punticino guadagnato, perché per le occasioni avute durante l'arco della partita sicuramente meritavamo qualcosa in più del Perano. Nonostante la Flacco sia stata inserita dagli addetti ai lavori tra le papabili al salto di categoria, come spiega questo inizio di campionato tutt'altro che esaltante? Abbiamo il problema del gol in questo periodo, nel senso che creiamo molto ma non facciamo gol. Sicuramente è un periodo negativo che passerà e io sono tranquillo, perché sicuramente ci riprenderemo. Domenica prossima vi attende la sfida col Pineto. È sempre un campo ostico nel quale devi dare tutto come oggi per poter uscire bene da questi confronti qua. Questo è un campionato difficilissimo, dove ogni partita è difficile, quindi bisogna affrontare tutte le partite con la giusta convinzione. Nulla da recriminare oggi ai suoi ragazzi? Molto da recriminare. Abbiamo avuto due volte la palla nel secondo tempo a tu per tu col portiere, l'abbiamo sbagliata tutte e due, perciò dicevo prima, è un problema adesso di tranquillità. Appena le punte saranno più tranquille sicuramente ci tiriamo su.